Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è taglio del nastro per la nuova edizione di X Factor 2022, lo speciale, che ha preso il via ieri con la prima puntata di Audition. L'esordio della nuova stagione, ieri su Sky 1+1 e On Demand, ha registrato 790.000 spettatori medi con una share del 3,9%, più 5% rispetto al debutto della scorsa stagione. Sui social, grazie alle 296.000 interazioni totali in rilevazione lineare, Diesis X F 2022 è lo show più commentato dell'intera giornata televisiva di ieri. In rilevazione continuativa, invece, con 329.000 interazioni X Factor si posiziona, come primo contenuto della giornata, fonti. Talkwalker, Trends 24. In punto i nuovi volti e il ritorno del pubblico. Tutti i nuovi volti dello Sky Original prodotto da Fremantle. Debutto in conduzione per Francesca Michielin, 10 anni dopo la sua vittoria su quello stesso palco, e dopo un percorso poliedrico e originale, che è tornata lì dove tutto è iniziato in una veste, ancora, diversa. Esordio anche per l'inedita giuria formata da Fedez, di nuovo al tavolo dopo 4 anni, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Ercomi. Ritorno anche per il pubblico, che ha riempito gli spalti dell'Allianz Clou di Milano, e ha accompagnato le esibizioni dei tanti ragazzi stilati sul palco. Punto i talenti sul palco. Protagonisti assoluti della serata proprio loro, i tanti artisti che hanno iniziato a farsi conoscere da giudici e pubblico, tutti con la speranza di conquistare uno dei 12 posti disponibili per i live show, attesi dal 27 ottobre. Eccoli, quindi, i primi giudizi al tavolo. Tra gli altri, hanno ottenuto l'accesso al prossimo step, i Boa Camp, le Tigri da Soggiorno, 4 ragazzi romani che hanno proposto prima di andare via di Neffa, la 22enne Prim di Scandiano, Reggio Emilia, che ha cantato Yo dei Doubter, il 17enne di Gela Oli Francisco con il suo inedito super orecchiabile Martina, la 21enne bolognese di origini marocchine Manel con Yubo di Dicani e Vest. E ancora, promosse l'esibizione toccante di Linda Riverditi sulle note di coraline dei Maneskin, quella super rock degli omini trattino d'unione tre giovanissimi torinesi di 18, 19 e 19 anni, con Tic Tic Boom, dei Teives, quella sofisticata del duo milanese dei Santi Francesi col proprio, inedito Non è così male, e quella più emotiva di Matteo Siffredi, 20enne della provincia di Savona da poco a Milano, con l'appuntamento, classicone di Ornella Vanoni. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.